Bianca e noi ci troviamo qua per presentare il libro di Antonio Sacca, Il tramonto dell'alba e l'eclissi dell'io. E Antonio Sacca sta sulla mia sinistra, poi abbiamo Claudio Tedeschi. Intanto io... Ma chi è? Dopo, intanto io, direttore del Borghese. Due parole su Antonio Sacca, solo, diciamo solo due parole. Antonio Sacca è nato a Catania, vissuto a Messina, laureato in legge a Firenze, specializzato in filosofia, docente di storia e filosofia al liceo statale, docente di sociologia della forma espressiva nella scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale della facoltà di statistica, Università di Roma La Sapienza. E Antonio Sacca ha pubblicato tanti altri libri. Intanto, io passo subito la parola a Claudio Tedeschi, direttore del Borghese. Io Antonio Sacca lo conosco da qualche tempo e nonostante le diversità ideologiche, perché lui è un ex compagno, io sono un fascista. Io vado oltre, ma comunque abbiamo molte volte avuto possibilità di discutere. Iniziando a leggere questo libro, io ho notato una similitudine col piccolo mondo di Guareschi, perché lui fa parlare dei personaggi della vita quotidiana, così come faceva Guareschi. Quindi sono personaggi che interpretano varie facce della nostra società, c'è il professore, l'impiegato, la casalinga, varie volti di persone che sicuramente lui conosce attraverso la vita di dove abita, e comunque anche l'immaginazione. Dopodiché lui prosegue con altre cose relative a quanto ha scritto, molte cose sono anche il vecchio concetto degli aforismi, che oggi non vanno più di moda, però molte volte gli aforismi, specialmente dei grandi personaggi, servono ad illustrare al meglio determinate situazioni, bastano due righe. Non dimentichiamo Flaiano, non dimentichiamo grandi scrittori anche del primo Novecento, quattro parole e avevano messo in luce malaparte. Cioè. Quello che salta a me personalmente all'occhio, anche perché io sono un tipo un pochino strano su certe cose, è che quello che lui racconta di questi personaggi che vede, perché il libro è due parti, questi personaggi e poi i suoi pensieri, i personaggi rappresentano al meglio. Non so se a voi vi capita qualche volta di stare una mattina al bar a prendere un caffè in cappuccino, intorno ci avete varie umanità, chi si lamenta di questo, chi si lamenta di quell'altro, eccetera, e tutto quanto. Però poi, guarda caso, nessuno va a fare una rivoluzione, nessuno scende in piazza, nessuno, tutti bravi a protestare davanti a un caffè, ma quando si tratta di buttare il cuore oltre l'ostacolo, non si muove più nessuno. Ho l'impressione che questi personaggi rappresentano al meglio, secondo il suo modo di vedere, che in alcuni casi è chiaramente professorale, eccetera, e tutto, però rappresentano al meglio l'umanità italiana di oggi, ovvero sia chiacchiere, racconti della propria vita personale, basta vedere anche le riunioni dei condominio, si va lì per discutere della ristrutturazione del palazzo, alla fine si finisce per discutere dell'ascensore che si ferma o meno. E stiamo allo stesso ragionamento. Allora lui ha saputo individuare questi personaggi, i quali, buoni a parlare, ma non scendono in piazza, non si rivoltano, non protestano contro il potere costituito, che poi è un potere costituito da solo, perché si è autocostituito, non è che si è costituito perché qualcuno gli ha detto chi è, questo è potere, governa, dice no, mo lo so preso, arrivederci e grazie. Lui quando scende invece nel particolare, nei pensieri e tutto quanto, affronta un discorso diverso, che è diverso da quello dei suoi personaggi, perché i personaggi vedono in pieno, cioè non vedono, chiedo scusa, disegnano, rappresentano al meglio la società di oggi. Quello che lui scrive invece dei suoi pensieri, quelli che io chiamo aforismi in alcuni casi, sono proprio le visioni
di cui lui molte volte, specialmente in chiavi d'economia, di storia, anche perché poi lui viene dal mondo marxista, ex compagno, che poi ha trovato la luce sulla strada di Damasco, qualcuno direbbe di un'altra cosa. Di Aleppo. Di Aleppo, quello che è. Ha cambiato, anche perché poi abbiamo, io ho sentito oggi per esempio Berlusconi che presentava le liste a Milano e rievocava di quando nel 92-94 nasce Forza Italia e parlava del liberismo e queste cose qui, più parlava più mi sentivo male, per cui ho chiuso il televisore perché dopo 24 anni non si può continuare a cercare di raccontarci la favola del liberismo, del libero mercato, eccetera, e tutto qua. Da un certo punto di vista Antonio Sacca è un grande sognatore, è un utopista, non per nulla viene dal mondo marxista, proprio dove è il massimo dell'utopia. Infatti molte volte con lui ci ho discusso perché ho detto certo Marx, il manifesto del comunismo poi finisce per andare a sposarsi una a Londra, ha un figlio con la domestica, quindi è il massimo della borghesia, è vero? Però, il discorso è qui, parlando seriamente, Antonio è un grande utopista, fa dei sogni, sogna cose che si possono realizzare, che si dovrebbero realizzare, ma che però per mancanza umana non si riescono a realizzare. Perché quando si diceva tre persone riunite insieme fanno tre amici, in quattro c'è l'arresto perché automaticamente ha durata sedizione, qui non si arriva manco a due, forse manco uno, cioè questo è un popolo che si è scordato come si fanno le rivolte, che dice una rivolta almeno si potevano divertirsi, ma tu sai che si fa una rivolta, no, non si fanno manco le rivolte, perché la rivolta è propedeutica alla rivoluzione, gli stanno facendo di tutto, non gliene frega niente, io l'ho visto oggi per venire giù, io sto con la moto, abito fuori Roma, l'avrei intasata di macchine, che gente che torna dal mare, allora finché c'hanno da mangiare, finché c'hanno la macchina, finché c'hanno 10 euro per andare a piana Coca-Cola al mare, ma che gli frega questi, scusate l'inglesismo, allora lui è un sognatore, però sogna bene, a questo punto questo suo sogno dovrebbe essere portato ai giovani. Noi qui siamo più o meno tutti giovani, giovanissimi. In Berbi. tutti iscritti a primo anno. Allora, il discorso è semplice. Finché i giovani non torneranno a sognare, non torneranno a concepire un'utopia del futuro, è inutile. Lavorano tutti sul presente. Il guaio è internet, perché internet è ora. Noi dobbiamo dimenticare che internet è una rovina per i giovani, perché non vedono oltre i 60 caratteri, non vedono oltre il momento adesso, perché è già morto, quello che dopo un'ora sta su internet è passato. Noi, grazie a quello che scrive Antonio, abbiamo la possibilità di vedere il domani, immaginarselo, ma dobbiamo portarlo ai giovani. Questo è un libro che va portato ai giovani. Solamente in questa maniera possiamo uscirne fuori. Io dico sempre che, come diceva sempre Robespierre e come dicevano tante persone, Trotsky, Lenin e anche Cesare, molte volte un po' di sangue fa sempre comodo, lava, poi si ricomincia. Qui ci siamo scordati che molte volte bisogna darlo il sangue. Lui ci dà questa speranza, dobbiamo farla conoscere ai giovani, questo è soltanto questo. Grazie. Abbiamo dimenticato persino il buon gusto del sanguinaccio. Ormai vanno i vegani, ormai siamo tutti vegani. Bene, adesso ovviamente parlerà l'autore Antonio Sacca. Io vi ringrazio molto di essere venuti, mi dispiace se qualcuno è in piedi, ma ho preferito questa sala dell'amico Banchi perché è bello stare qui e vediamo di riprendere il discorso che faceva Claudio Tedeschi, cioè sull'utopia. Io non francamente credo che il termine utopia va inteso in questo senso: vedere il presente in rapporto al futuro. In questo senso intendo utopia.
tant'è vero che giustamente Claudio ha detto che è un libro che va dato ai giovani. Io spero che lo leggano anche le persone non giovani. Comunque è vero, è un libro che va dato ai giovani. Perché? Perché i giovani si trovano in una fase in cui, come io dico da millenni, e Claudio è testimone diretto, la robotica e l'intelligenza artificiale cambieranno radicalmente il mondo del lavoro. Ormai ne parlano molti, mi permetterete, qui molti mi conoscono da anni, leggono i miei libri, i saggi, gli articoli, eccetera, che io queste cose le dico almeno da 30 anni, 35 anni. Vitali ha messo in onda nelle sue grandi, anche tu, sui network, un libro, lavoratore, imprenditore, che di 20-25 anni fa, in cui addirittura avevo la formulazione lavoratore imprenditore, che è quella del futuro. Il futuro sarà fatto di lavoratori imprenditori, cesserà lavoratore e il lavoratore diventerà imprenditore per forza di cose. Perché? Perché non ci sarà più il lavoratore, semplicissimo. Il lavoratore scomparirà letteralmente, forse non ci sarà più il lavoro per i lavoratori, e dall'intelligenza artificiale. Ci quindi il rapporto di produzione legato al lavoro non ci sarà più, il lavoro non sarà alla base della produzione, sarà il robot alla base della produzione, sarà l'intelligenza artificiale. Se è l'intelligenza artificiale e il robot, come faccio io a pagare la gente che non lavora? Ecco il dramma del futuro che riguarderà i giovani. I giovani si troveranno a non avere un salario perché non hanno un lavoro, quindi che facciamo? Due sono le alternative, non c'è altra alternativa. Come si dice in filosofia, tertium non datur, non c'è terza alternativa. O si dà qualcosa a gente che non lavora, o si fa morire di fame la gente. Siccome far morire di fame la gente non l'hanno fatto neppure in periodo vittoriano, bisogna dare qualcosa a chi non lavora. Ma se si dà qualcosa a chi non lavora, bisogna pulire il profitto. Quindi il profitto è ormai desueto, non ha più storia, il capitalismo è finito. Io non so come faccio a non ripeterlo ormai da decenni. Il capitalismo non ha più speranza perché si è suicidato sostituendo al lavoro le macchine. È un suicidio del capitalismo. E tutti i mezzucci che stanno cercando di fare, far andare la gente in pensione prima del tempo, ridurre il costo del lavoro e impedire le contribuzioni, sono palliativi rispetto al fenomeno centrale della sostituzione dei lavoratori con i robot. E perfino i paesi come la Cina e l'India, che hanno salari bassissimi, stanno robotizzando l'economia. Allora, se questo è vero, ed è vero, ormai lo dicono tutti, io non mi documento perché queste cose le so un po' meglio di quelle che scrivono queste cose, però ad esempio Repubblica, dico un giornale qualsiasi, dall'altro giorno noi robot intelligenze grazie al supercomputer che ha battuto l'uomo, e presentateci lì, e che dice che il robot sostituirà la gente. Ma è ovvio che sostituisce la gente, e l'intelligenza artificiale ancora di più. Quindi non sarà una sostituzione che crea lavoro, sarà una sostituzione che ha niente lavoro. Io ho avuto una discussione con Giorgio Bosco, e tra l'altro nella rivista della carissima e importante amica direttrice della rivista di studi politici internazionali, ho fatto un saggio proprio su questo argomento. Sul borghese non ne parliamo, insomma, il povero Claudio è veramente ai limiti della sofferenza per quanto io lo tempesto di argomenti, però è il futuro. E allora noi dobbiamo cercare un'economia diversa. Quale? Perché non sono soltanto negativo, cioè non vedo soltanto l'eliminazione del lavoro, vedo anche qualcosa di più. Ho l'alternativa di diminuire gli orari di lavoro, ho l'alternativa di dare qualcosa anche a chi non lavora, ho l'altra alternativa di fare dell'occupazione lo scopo dell'impresa. Lavoratore imprenditore, questo vuol dire lavoratore imprenditore. L'impresa non avrà più scopo il profitto, perché il profitto è contro i lavoratori, l'abbiamo detto, sostituisce il robot ai lavoratori. Quindi se il profitto non è più la molla dell'impresa, l'impresa quale può avere come molla? Dare occupazione, ma questo non lo possono fare i capitalisti perché vogliono il profitto, quindi lo devono fare i lavoratori. Allora lavoratore imprenditore fatto dai lavoratori. I lavoratori non sono imprenditori, si affittano un imprenditore
ma non c'è alternativa. Vale a dire, ormai siamo nella situazione in cui arriviamo ad una contraddizione che, permettete, evidenzio, perché è una delle cose a cui ho dedicato più attenzione, ed è una tragica antitesi. Come si spiega che nel momento in cui licenziamo gli operai perché vengono sostituiti da robot, importiamo manodopera straniera? Si è posto qualcuno questo dilemma? Ha posto delle chiacchiere che vengono dai vari altari, diciamo così, chiacchiere? Nella sostanza, che c'è sotto questo fatto? C'è il tentativo abnorme di credere che il lavoratore in nero, straniero, con un bassissimo salario, possa rimediare il fatto di avere un'occupazione, sì, ma un'occupazione da nulla. Ma questa è la rovina, perché questi consumi crollano. Nell'istante in cui io impiego il salariato a minor costo, il salariato acquista di meno, ma acquistando di meno il capitalista che ha più profitto finirà con non averlo di più perché non ha più consumo. Quindi la tagliola non è solubile, non c'è soluzione. Il capitalismo deve rinunciare al profitto come scopo dell'impresa e la società deve fare dell'occupazione lo scopo dell'impresa. Questo è il punto inevitabile, non c'è, ho fatto tutte le variabili possibili, non c'è alternativa. Si può fare la redistribuzione della ricchezza sociale, ma la redistribuzione della ricchezza sociale, se tu hai il capitale in mano, non te la permettono, non la permettono. Quando uno studioso francese ha fatto questa tesi della redistribuzione della ricchezza, come fai a redistribuire la ricchezza se io sono capitalista e il capitale è incasso di più? Perché devo darla? Non la do, impedisco che si dia. Quindi è la proprietà in sé che va eliminata, come, non come proprietà privata, come profitto privato della proprietà, che è una cosa completamente diversa. Si può avere proprietà e impresa, ma non si può avere la ricchezza in mano di pochi che usano i robot. Perfetto. Ed usando i robot non possono fare ricchezza sociale. O la ricchezza è sociale, o la ricchezza è di pochi e gli altri muoiono di fame. Oppure si distribuisce la ricchezza indipendentemente dal lavoro. Possiamo discutere quanto vogliamo, non trovo alternativa a questa situazione. Però il libro, come diceva molto bene, devo dire, Tedeschi, non è solo questo. Devo dire, io vengo da studi filosofici e la filosofia è un'altra cosa dalla sociologia e dall'economia, è un campo più vasto, più onnicomprensivo, c'è la metafisica, c'è il senso della vita, ecco. E qui è il campo che, insomma, io mi diverto in aborito. Puoi farlo tranquillamente. Dicendo aborito, Giovanni, giustamente, dice altro. No, leggerlo un po' dopo. E quali aborismi? Su che cosa si tratta? Sul fatto che, a mio avviso, la religione cattolica, per parlare della religione nostra, diciamo, ha totalmente eliminato la sacralità, ha totalmente cancellato lo spirito, la spiritualità, ha totalmente occultato il mistero dell'esistenza, ha abolito l'inferno, ha accolto tutti, il peccato non esiste più, c'è un'inclusione a rotta di collo, tu sei delinquente, tu non vali nulla, io ti accolgo lo stesso, il che è la rovina della civiltà. Le civiltà si basano sul io sono civile, tu sei barbaro. Se non c'è questo nelle civiltà, non c'è civiltà. Le civiltà si basano sulla differenza, distinzione. Sì, no, non tutti. Se i greci avessero accolto tutti, non sarebbero stati la Grecia. Se Roma avesse accolto tutti, accoglieva tutti purché diventassero romani. Attenzione su questo fatto. Non accoglievano finché è durato. Per tutt'altra cosa, è il contrario di quanto si pensa. Si parla a Roma accoglieva le varie regioni. Sì, accoglieva le varie regioni, purché ci fosse spirito di qualità e non inimicizia a Roma e volessero cancellare Roma. Quando volevano cancellare la imperialità dell'imperatore, ti crocifiggevano. Ora, qui siamo appunto all'eclissi dell'io. Non abbiamo più il parametro della disuguaglianza. A mio avviso, se non c'è disuguaglianza, non c'è civiltà. La civiltà si basa sull'aristocrazia, non c'è alternativa. O ricreiamo un'aristocrazia
siamo letteralmente perduti. E qui l'immigrazione offre l'aspetto più pernicioso, perché un'immigrazione a scatola chiusa, indifferenziata, un marasma neurotico della società in cui musulmano, non musulmano, induista, non induista, tutto va bene, non perché sei induista o musulmano, ma perché sei carne di macello, attenzione su questo punto, perché qui non stiamo ospitando molto umano e induisti, stiamo disputando forza lavoro in nero. Questo è il punto che non si capisce. Fossero musulmani, fossero induisti che ci portano la loro qualità di civiltà e di religione, niente da dire, ma se ci portano la forza lavoro in nero, sotto la maschera dell'essere musulmani induista, è un altro paio di maniche. Qui si sta equivocando, devo dire anche qualche partito politico commette l'errore di credere che fa la lotta ai musulmani, ma non per nulla, bisogna fare la lotta al lavoro nero, è un'altra cosa, è un'altra cosa. E questo ci sta rovinando letteralmente, perché passiamo per razzisti e per gente di pregiudizi quando semplicemente diciamo: se tu sei delinquente nero, sei delinquente, se tu sei delinquente rumeno, sei delinquente, non perché io sei rumeno, non perché sei nero, ma perché sei delinquente. Ecco il punto, alcuni stiamo veramente rovinando la nostra civiltà e la stiamo rovinando anche perché, devo dire francamente, questa spaccata con la Russia è qualcosa di degradante, di rovinoso per l'Europa. La cesura con la Russia ci toglie un enorme bacino di cultura e di spiritualità che non troviamo più in Europa. Basta pensare ad un rito ortodosso rispetto ad un rito cattolico. Io sono appassionato di riti religiosi, pur essendo non credente. Se ascolto un rito ortodosso, io divento religioso non credente. Attenzione. Se ascolto un rito cattolico e soprattutto la predica dei sacerdoti, mi casca ogni volontà di sentire un rito cattolico. Ora, questo è della ritualità e della sacralità è fondamentale. Se non c'è ritualità e sacralità, le società crollano. Noi stiamo crollando e ci stiamo rovinando il rapporto con la Russia, che è l'unico paese in quale, il quale è stato... Ci sono delle tese qui, alcuni li conoscono come, almeno come me, insomma. Il comunismo è stata la incarnazione nazionalista dell'imperialismo russo, non so se mi spiego, e la prosecuzione. E ora Putin è il prosecutore del nazionalismo russo. Perfetto. Che è sacrale, ortodosso, ortodosso, che è una ventata di spiritualità. Ma come si spiega che oggi l'unico paese che sta difendendo alcune cause giuste è la Russia? Non è certo gli Stati Uniti, si sta difendendo la Russia, la Siria, la Libia, l'Iraq e la Russia. E quindi, ecco, questa è una rovina dell'Occidente. Noi non abbiamo più purtroppo il bastione della Chiesa Cattolica, dobbiamo creare noi dei bastioni. Ecco, io mi auguro che questo libro possa servire a dire: la democrazia è una bellissima cosa, però se non va verso l'aristocrazia è la rovina. Quindi una democrazia verso l'aristocrazia. In quanto poi alla religione sono un miscredente radicale, però ho il senso del mistero. Il senso del mistero. Aspetta, prima che passi. Aspetta un attimo, Giovanni. Il senso del mistero, del mistero. E anche questo è fondamentale, perché se la società perde il senso del mistero diventa economicismo puro. E allora è la rovina, è l'appiattimento della società. Noi stiamo qui in questa terra e non sappiamo perché ci stiamo. Questa domanda va posta, poi la soluzione cattolica sarà quella che sarà, ma preferisco una soluzione religiosa ad una non soluzione non esistenziale. Se la non soluzione è esistenziale, tragica, va benissimo, ma se andiamo a goderci la vita, stiamo tranquilli, eccetera, no, non mi va. La tragedia è alla base della civiltà. Tanto leggo. Grazie, e Giovanna legge qualcosa, no, non muore. No, giusto. E non vorrei prima che passi un altro argomento, due aforismi sulla religione. Le religioni esistono finché individui e popoli credono, non hanno fondamento esterno. Se tu non credi in Dio, Dio non esiste. Se tu non credi al sole, il sole esiste. Mi piace, buono. Pensare che la prova dell'esistenza di Dio risiede nei miracoli significa accettare ogni religione, già che in tutte le religioni vi sono miracoli. La prova che esiste Dio sarebbero miracoli in suo nome. Dio avrebbe suscitato questo
pandemonio cosmico per darci prova della sua esistenza con la guarigione di un malato. La ragione non comprende perché esiste la realtà. La religione inventa concezioni su chi avrebbe permesso l'esistenza dell'esistente. Vabbè, poi ce ne sono altri. Sì, questi sono gli aforismi interessanti, perché in realtà la ragione non ci dà spiegazione di niente. Quindi essere razionali o razionalisti, non so che vuol dire. Ma se non sai perché c'è il mondo, che significa essere razionale? Quindi diceva giustamente il mio carissimo amico Gospirito, se non si sa spiegare la totalità, come fa a spiegare il particolare? Il particolare nella totalità non ha senso, è insensato. Come sa? Non sappiamo perché c'è il mondo, non sappiamo perché c'è l'esistente. La ragione non dà nessuna spiegazione e quindi la ragione non basta. La religione dà una soluzione che non è però accettabile, perché è basata sulla fede. Se è basata sulla fede, è basata sul nulla, perché se fosse basata su qualcosa di dimostrabile non ci sarebbe bisogno della fede. Quindi la fede è autonegatrice, perché vuol dire che io non riesco a spiegare, e se non riesco a spiegare può aver fede, tanto che Dio esiste, tanto che Dio non esiste. La fede è bivalente, tu puoi avere fede che Dio esiste e fede che Dio non esiste. Ecco, questo per dire tutti questi vari aforismi. Voglio concludere però. Se noi faremo argine a quest'ondata di volgarità, di degradazione che ci sta sommergendo, di fine dell'esistenzialismo dell'uomo, della domanda sul mistero della vita e della realtà, sulla necessità che ci sia sacralità e ritualità, se noi queste cose le perdiamo, andiamo verso una società tecnologica in cui l'uomo sarà libero dal lavoro ma non creerà civiltà. Cioè l'illusione di Marx, che una volta scomparso il lavoro l'uomo si dedicava alla cultura, non sarà così. Lo stesso Nietzsche diceva la stessa cosa, ed è un errore. Può accadere la cosa peggiore del mondo: l'uomo si libera dal lavoro, ma invece di dedicarsi alla cultura e alla civiltà si dedica al divertimento vacuo. Il divertimento è bellissimo perché ci fa distrarre dalla morte, però devo dire, il divertimento senza senso tragico del divertimento è un'altra cosa. Il divertimento è bello se io, per paura della morte, mi godo la vita, ma se non ho la paura della morte e credo che morire sia come vivere, siamo già morti vivendo. Speriamo che non siamo morti vivendo. Tutto qua, grazie. Non si può fare una domanda? Tre cose. Primo, il divertimento, c'è l'immagine della partita a scacchi del settimo sigillo, è perfetto, finché io vinco la morte perde. Quindi il gioco della vita è quello, andare avanti sperando di sconfiggere la morte. Primo. Secondo, religiosità. E non sanno, dovevo mica andare a cercare tanto lontano. Ci stiamo dentro il centro della religiosità, Roma. Roma è fondata sulla religione. Tutto ciò che è la vita sociale, economica e civica di Roma è un atto religioso, dall'alba al tramonto. Nulla si muoveva, neanche le battaglie, se non c'era un augure o un qualcuno che diceva sì o no. Molte volte Cesare ha detto di sì perché c'aveva bisogno di combattere, ma quello era un discorso a parte. Ma Roma, la Grecia no, la Grecia non aveva questo concetto della religiosità come lo ebbe Roma. Ma Roma per un motivo molto semplice, perché Roma è al centro, scusate ma io ho sta fissa, Roma era al centro di un incrocio cosmico. Nasce, perché nasce qua? Nasce qui per dei motivi religiosi. Se Roma da 3.000 anni, la voce, grazie. Se Roma da 3.000 anni è quella che è e tutti la vogliono imitare, significa che un motivo ci sarà, e il motivo è che Roma è eterna. Tant'è vero che Ambrogio, miscredente rinnegato, che ha fatto? Ha dovuto far abbattere la statua della Dea Roma dall'ingresso del Senato perché non riuscivano a convincerla. Perché Roma è eterna. Terza cosa e chiudo. Quando lui parla di differenza, alcuni anni fa uscì un bellissimo libro scritto in francese e poi l'hanno tradotto in italiano, Elogio delle frontiere,
Io quando lessi il titolo dicevo, ma questo sarà incamerata. Régis Debré, compagno di lotta di Feltrinelli, comunista puro, aveva detto ridatemi le frontiere, perché soltanto nella diversità l'Europa potrà rinascere. Se aboliremo le frontiere diventerà un enorme massacro. Non solo, la cultura e la civiltà si basa sulla diversità. Esatto, allora quando uno, infatti era un libretto piccolo, io me lo comprai in francese e poi uscì anche in italiano, non lo conosce nessuno. Perché? Perché non fa comodo. E poi lui parla di lavoro, non è il lavoro, sono le banche, il capitale è un denaro elettronico, non esiste il frutto, il circolante reale su carta è un 18-20% della meno, l'8%. Certo? L'8. 8%, ancora meglio, peggio anzi. Il resto è moneta elettronica, quando vi danno un mutuo mettono un numeretto in un computer, voi ci avete un numeretto di qua, ma non avete soldi. Le banche creano denaro e danno in carico allo Stato di gestirlo, dovrebbe essere il contrario, è la politica che dovrebbe essere padrona dell'economia. A Roma i cosiddetti nullatenenti, i poveri, gli davano i soldi, ci avevano le mance, ogni tanto c'era una distribuzione. Arrivò a quel grande uomo che fu Mario, il quale disse, no, creò l'esercito di mestiere. Perché? Perché l'uomo che doveva combattere, il soldato, veniva pagato. E tutti nulla. Gli veniva anche data la liquidazione. E veniva anche data la liquidazione con le terre conquistate, eccetera. Ma lui eliminò la questione della povertà. Quindi non è un problema del lavoro. Sì, lavoratore, lavoratore, imprenditore, su questo ci scannamo da una vita, quindi a un certo punto non è un problema. Io non ne è. Ma il discorso è questo, non si può parlare di lavoratore imprenditore finché il denaro resta nelle mani di pochi che sono le banche, che è il Fondo Monetario Internazionale e che sono alcune persone. Ma se si elimina quello forse riusciamo, ma se no niente. Grazie. No, però voglio posso dire una cosa veloce? No, però voglio aggiungere qualcosa a quello che dice Claudio. Le cose vanno viste tutte e due. Cioè limitare il problema della crisi economica e del futuro dell'economia, l'eliminazione delle banche sarebbe veramente limitativo. Le banche contribuiscono alla crisi perché finanziarizzano l'impresa, cioè danno prestiti, poi le imprese non ce la fanno, entrano. L'85% delle imprese produttive sono proprietà di banca. In possesso dell'impresa. Questa è una cosa che da tempo studiata, è giusta e accettata. Però attenzione, non sottovalutiamo l'eliminazione del lavoro attraverso l'informatica, i robot e l'intelligenza artificiale. Non sottovalutiamola, perché quello, banche o non banche, quando non ci sarà più lavoro proprio nel senso della parola, qualcosa di grossissimo accadrà, ripeto. E non credo che eliminando, non so, il Fondo Monetario Internazionale queste cose si risolverebbero. L'informatica e la robotica in ogni caso agirebbero eliminare sull'impresa. Il potere che gestisco. Appunto, ripeto, appunto, bisogna concordare tutte le due cose. Tant'è vero che noi, devo dire, nel borghese ci dividiamo i compiti. E Claudio fa quello che si occupa della finanza. Io faccio quello che mi occupa dell'impresa. Lui dice che lo faccio perché sono un ex marxista. Io non gli dico nulla, però lui lo fa comunque. Il problema principale è l'accentrazione del profitto nelle tasche delle oramai soltanto quattro banche che detengono l'85% di tutto il fatturato mondiale. Ed è lì il problema. Quindi non è tanto l'annullamento del profitto, ma la contabilizzazione del profitto verso solo quattro entità. Ed è lì che stanno operando da decenni a portare l'economia mondiale. Non è un caso che l'informatica e la telematica abbia avuto piede a partire dall'80 sviluppandosi. Io ho lavorato per 18 anni nell'ambiente e conosco perfettamente tutto quello che è stato fatto in questi ultimi anni fino al 2010, e quindi è stata una intenzionalità, non è una casualità dovuta a uno sviluppo di una tecnologia casuale. La tecnologia di internet e tutto quello che ne consegue è diciamolo sempre, come tutte le tecnologie, è nata per fini militari. Nel 1972 è partita appunto per fini militari, per ridondare le possibilità di contrattacco in caso di guerra atomica.
E da lì ha avuto tutta una serie di sviluppi che intenzionalmente e scientemente è stata portata avanti dall'economia reale, quella finanziaria, quella che detiene oramai tutte le fabbriche produttrici in giro per il mondo. Quindi il fatto che non ci sia più oramai bisogno di manodopera o di lavoro intellettuale è una funzione secondaria. Loro sapevano benissimo che avrebbero eliminato la media e piccola imprenditorialità, lasciando solo la grande imprenditorialità che è emanazione diretta loro. Scusami, però vedi, allora io non riesco, è incredibile che non riesco a capire. Oggi è in crisi anche la grande imprenditorialità, capisci che ti voglio dire? Questo è il punto, cioè gli è scoppiata di mano la cosa. Cioè io capisco che la finanza voleva fare questo progetto che tu dici, però ora, come dicevano i sociologi dell'Ottocento, le cose sono messe talmente in moto che anche la grande impresa si troverà senza consumatori. Sono d'accordo. E allora, ma la soluzione l'hai data anche benissimo te: o fanno l'helicopter money, come qualcuno ha già accennato, oppure si fa il reddito di cittadinanza, non c'è via d'uscita, oppure si fa morire 4 miliardi di persone. Esattamente d'accordo. E ritorniamo. Ridistribuire la ricchezza indipendentemente dal lavoro. Certo, perché il profitto comunque, scusa, il profitto comunque non svanisce nell'aria, esiste, però va nelle quattro mani esattamente delle quattro grandi multinazionali finanziarie. Il reddito quindi per darlo ai cittadini c'è, non è che non c'è. Volevo leggere qualche aforismo sull'uomo. Ne ha la facoltà. C'è qualche altro motivo di dibattito. Costringere, alta però. Costringere qualcuno a essere libero è tirannia. L'uomo può violentare l'uomo sia in nome del bene sia in nome del male. In nome dei valori giusti e veri, chi se ne ritiene possesso si concede il dovere, oppure diritto, tra parentesi, di sottomettere e conquistare coloro che non avrebbero tali valori. Chi vuole rifare l'uomo difficilmente non è un tiranno. Spesso chi intende rifare l'uomo distrugge senza ricostruire. Che abile astuzia a concedersi un diritto in nome di un dovere. In fondo coloro che compiono il male, in nome del male, sono degli spaventapasseri. Una interessante, la ragione annienta le difformità. Perché ci si è molto contro chi fa il male in nome del male, ma di gran lunga peggio è chi fa il male in nome del bene. E questo storicamente accade, non voglio ritornare agli Stati Uniti, ma chi legge la storia reale degli Stati Uniti resta veramente stupefatto di quanto male hanno fatto in nome del bene. Legge stupefatto. Hanno 220 guerre, anni di guerre. Tutte le guerre le hanno fatte facendo finta di essere attaccati e attaccando. Tutte, dagli indiani alle Filippine, agli spagnoli, a Cuba, e altre cose che è inutile dire. Antonio, dimentichiamo che c'è una cosa molto semplice. Milton, il Paradiso Perduto, dice che il diavolo restò stupito di come il bene creava tanto male. Quindi è una cosa proprio insita, cioè è proprio dal bene che viene il male. L'antitesi ok, ma in questo caso quando si dice per il bene del popolo, a quel punto uno mette mano alla pistola perché qui mi stanno a fregare, oppure spalle al muro perché di sti tempi è meglio spalle al muro. Ma quando dicono si fa per il bene del popolo, per il bene del paese, ecco, quella è la frase che dovrebbe gestare i campanelli d'allarme. Ma la gente non se ne accorge, ecco, lo vedete, stanno tutti in macchina, girano, vanno al bar, vanno al cinema, nessuno protesta. Adesso alle amministrative sicuramente avremo più del 50% di astensionismo, vincerà la Raggi, Tronca ha già preparato il cartello, torno subito perché dopo 6-7 mesi il comune verrà ricommissariato un'altra volta. Non ha la capacità, le competenze. Non hanno la capacità, non hanno la preparazione politica, economica, ma non hanno il controllo del personale. I 25-30 mila impiegati del comune di Roma non gliene frega niente di chi c'è sta al potere, quelli se ne vanno, loro restano. Oggi per una pratica ci vogliono 300 euro e 500 di mazzetta ed è una regola fissa, altrimenti non si va avanti. Allora che fanno? Dovrebbero cominciare a fare
la ghigliottina su Piazza del Campidoglio. Capita ogni tanto, sai. Ogni tanto, vabbè, ma in America fanno lo spoil system, cioè arriva quello nuovo, se ne vanno quelli vecchi. Renzi ha fatto così, non ce lo scordiamo. Ma infatti Renzi ha fatto così, ma Renzi ha fatto, e nessuno si è reso conto che il vero potere ce l'aveva Boschi. Perché Renzi è il pupazzo. Possiamo dire, parafrasando i grillini, che Renzi è il grillo della situazione e Boschi è Casaleggio. Perché chi sta portando avanti la riforma costituzionale è la Boschi, non è Renzi. Posso la Boschi che sappia leggere e scrivere. Vabbè, Renzi poi... Posso che l'abbia fatto lei. No, quello del progetto di riforma costituzionale è chiaramente impostato dagli Stati Uniti. Ufficialmente lei la porta avanti. Esterni. Di queste cose nel mio libro non mi di questo libro non mi occupo queste cose. No, vabbè, ma è stata semplicemente è un una... è un in più. È stato qualche cosa che... ogni tanto... Vaneggia nell'aria. La parente, sì. Renzi, vuole leggere qualcosa? Renzo? Vuole leggere qualcosa lei? Perché dice che c'è un brano che gli interessa. Sì, ha detto lei, siamo degli aforismi. Se no, tu... Ma comunque guarda che indipendentemente da tutto, il tramonto dell'albero Lio viene ammazzato da questi attuali poteri. Il libro precedente aveva delle belle poesie, in questo è una poesia un po' particolare, per cui vorrei leggere una pagina dove lei fa un escursio delle idee che ci sono venute dalla Grecia in poi, e poi dopo le misure, quelle moderne. Padrona di barca. Ecco. Dunque dice che quando si pensa al vero filosofo si pensa a Platone, Aristotele, Hegel, ma il grande filosofo fu Ludwig van Beethoven con la Nona Sinfonia. Questo è un applauso solo perché la Nona Sinfonia fa rivivere anche quelli che stanno per morire. Dunque, egli ha stabilito la verità della vita. La gioia nonostante il dolore è tutto ciò che in terra è tra gli uomini. Non c'è filosofia maggiore di questo. È una prospettiva illusoria e realistica, in ogni caso la più umana, senza alcuna agghindatura metafisica. E adesso fa l'escursio dopo sulle basi. Sono esistite personalità e movimenti che hanno ritenuto di fornire all'umanità un'indicazione idonea a dare felicità e salvezza. O salvezza. La condizione umana è stata vista talvolta in modo tragico, talvolta in modo più sereno, ma in ogni caso bisognosa di indicazione, di felicità e di salvezza, come detto. In questo nostro momento storico particolarmente problematico e difficile, indispensabile ripercorrere queste indicazioni di personalità e movimenti più o meno idonei a servire come via d'uscita alle nostre problematiche economiche, sociali, religiosi, esistenziali. A chi ricorreremo? A Buddha, il profeta dell'ascesi? Della salvezza mediante la conquista dell'indifferenza benevole? A Gesù Cristo, il Messia della salvezza mediante l'immortalità dell'anima nel paradiso, oltre la vita per chi ha perdonato e amato in questa vita? A dei filosofi precedenti a Cristo, Platone che segnò un mondo supremo a cui ispirarsi, una repubblica ideale, una società perfetta nella quale ciascuno stava al posto appropriato, utile a sé e agli altri. Si è dimenticato di scrivere che parlava tanto bene, però c'erano quelli che facevano gli schiavi. E lui non diceva che bisogna abolire la schiavità, vero? Ecco. Dunque diceva a Socrate che ritenne la verità, la virtù, il dominio delle passioni, conquista della felicità, o a Francesco d'Assisi il quale scelse la povertà e l'amore del prossimo, o a Martin Lutero per il quale l'uomo è malvagio naturalmente incapace di salvarsi e soltanto la fede in Cristo, nel sacrificio di Cristo per salvare l'uomo può riscattarlo, a Giovanni Calvino per il quale Dio decide come vuole e salva chi vuole, o alla massoneria che indica una via d'uscita alle peripezie dell'esistenza affidandoci all'armonia universale di un Dio architetto esemplare di un universo regolato da leggi giuste al quale l'uomo deve ispirarsi per il suo comportamento sociale, o sarà il capitalismo a salvarci, e piano piano arriviamo, o sarà il capitalismo a salvarci con un benessere che viene dal vantaggio personale, che si propaga a vantaggio collettivo,
O sarà nel comunismo la soluzione volere il vantaggio collettivo non attraverso il vantaggio del singolo, ma appunto direttamente mirando al vantaggio collettivo con un'economia di associati? Prenderemo in conto Friedrich Nietzsche, l'avversione alle forme democratiche considerate come strettorie avverse alla potenza affermativa di se stesso, anzi dominio della mediocrità? In Albert Einstein coglieremo la realtà variata secondo i punti di vista in cui l'individuo è collocato nel suo campo di osservazione. In Sigmund Freud come la salvezza consiste nella capacità di attuare il proprio erotismo? Serve a qualcosa prendere conoscenza di tutte queste personalità oggi? Nel mondo odierno l'evento dominante è la sostituzione della tecnologia all'uomo. La perdita di valori superiori, i tentativi di rinascita di valori superiori, le religioni politiche ebbero questo scopo. Le religioni politiche, il fascismo, il capo come condottiero delle sorti del popolo, trascinatore dello stesso, a grandi mete, il nazismo con la certezza di una razza superiore, la ariana, e quindi il diritto di prevalere con ogni mezzo per tutelarla, il comunismo e la convinzione che il proletariato fosse il soggetto idoneo a dare a tutti gli uomini la possibilità di affermarsi. Di queste religioni politiche non restano neanche le tragiche macerie. E ciascuno di voi possa pensare con il signor Cassà quale sia stato quello che ci ha dato di più e di meno. Molto mistico, questo anflatto è molto mistico. Grazie. Una bella scelta. Io, se avete altre domande. Io volevo chiedere che è vero quello che io mi associo a lei, che anche a lei, che molti giovani non hanno lavoro e sono precari e questa non mi va giù. Perché i giovani non devono avere lavoro a fisso come io ce l'ho fisso? Questa è la realtà. Perché i giovani non hanno casa? Non hanno se devono sposare non hanno i soldi per sposare, se non hanno tutte queste cose. Io questa non va giù, perché i giovani non possono stare senza lavoro, perché un giorno si sposeranno, avranno dei figli, avranno la famiglia, e quindi questa non è giusto per i... No, non è giusto, siamo d'accordo. Bisogna fare qualcosa. Sì. Io sono convintissimo di poter dire lui. Bene, allora io vi ringrazio. Prego. Scusa, no, anch'io sono convinta che questo capitalismo pernicioso finirà un giorno, però non vedo tanto prossima questa eventualità. Non lo vedo tanto prossima. Però, io ti ringrazio della domanda, perché siccome ho una visione drammatica dell'esistenza, credo che il capitalismo ci creerà dei tragici fatti di cui non abbiamo neppure l'idea. Io sono d'accordo con te, però vedo le cose non in senso ottimista, ma in senso terribile. Il capitalismo, prima di capire quello che abbiamo detto stasera, ci farà passare dei guai tali di cui è meglio proprio, non lo so che intanto cosa. Intanto si sta espandendo, si è espanso alla Cina, si è espanso alla Russia prima, poi sì, alla Cina, sì. Tenta di espandersi in Africa, si sta espandendo in Africa, sì. Sì. E la globalizzazione favorisce, cioè è strumentale a questa espansione, no? Sì. Però non dimentichiamo, Maricarza, scusami, che siamo sull'orlo di qualcosa di quasi di guerra. È l'orlo del tempo. Ogni giorno. E questo è il capitalismo. E cerca di cavalcare la rivoluzione tecnologica, nel senso di appunto fare sì che questa sia una fase rivoluzionaria transitoria. Se alla rivoluzione tecnologica riuscisse ad accompagnarsi una trasformazione profonda delle società in senso compatibile con questa rivoluzione, questa è un po' credo la sfida
che stanno perseguendo, cioè educare le società a questo nuovo tipo di vita. Ma si può vedere anche il contrario, cioè invece che cercano di accumulare la ricchezza in pochissime mani e far crepare di fame moltissimi individui. E beh, ma voi che cosa se ne fanno? No, ma l'immigrazione, l'immigrazione va spiegata così. L'immigrazione è un'espulsione pseudo rivoluzionaria in cui milioni di persone che muoiono di fame cercano di avere da mangiare venendo da noi, il che però porterà noi ad avere un crollo economico di cui non si è visto uguale. Perché io non so se riesco a chiarire questo aspetto. Noi disoccupiamo la gente. Avere gente che cerca occupazione è una contraddizione in termini. Cioè noi abbiamo gente che cerca occupazione mentre creiamo disoccupazione. Ma si può avere una logicità in tutto questo? C'è qualcosa di oscuro, c'è qualcosa di brutto, c'è qualcosa che vuol dire che portare la nostra società a crisi grossissime. Ma chi può pensare che milioni di persone in Europa avranno buona sorte e ingresso positivo? Ma chi lo può pensare? Il problema dello sviluppo dell'Africa è un problema di cui si parlava 60 anni fa, ma non è mai stato affrontato con gli strumenti adeguati. E non doveva essere affrontato. Lo sviluppo dell'Africa può creare anche questo problemi atroci, perché se questi producono a un decimo di quanto produciamo noi, la nostra economia crolla due volte ancora, ci ha fatto crollare già la Cina, figuriamoci se si sviluppa l'Africa. Però non bisogna dimenticare che questi producono a un decimo del nostro modo. Ma una redistribuzione a livello globale è inevitabile. Una redistribuzione della ricchezza a livello globale è inevitabile con l'emergenza prevista. Ma se fosse una redistribuzione, d'accordo, ma qui c'è il conflitto. Scusi, perché? Perché questi paesi sono emersi e vogliono. Allora, lei lo sa che la Cina si è comprata un quarto dell'Africa. La Cina sta comprando terra. Si è comprato mezzo Sudan per produrre alimentazione, sì, la Cina e ci va con operai suoi e strumentazione sua. Quindi la Cina è costretta a fare questo, perché la globalizzazione è soltanto una manovra di gestione finanziaria del mondo, per cui se lei non so in che parte di Roma abita, ma una volta sotto casa c'erano quello che vendeva la frutta, quello che gli alimentari, negozi a gestione privata. Oggi come oggi sono completamente spariti e sono stati sostituiti dalla grande distribuzione, per cui lei in una zona molto ristretta a volte ha 4, 5, 6, 7 supermercati dove, che non pagano tasse, attenzione, che sono delle lavatrici della terra. Ma il discorso della globalizzazione è la stessa cosa, cioè nel mondo dove esisteva la piccola e media impresa, ovvero sia il negozietto sotto casa, è stata inserita la globalizzazione che ha portato alla grande distribuzione, che è gestita completamente dalla grande finanza internazionale, per cui è un grosso gioco del rischio. Il discorso del lavoro, il discorso del profitto, il discorso del come diceva la signora, perché i giovani non trovano lavoro? Ma i giovani non troveranno mai lavoro, perché il problema dell'invasione, perché è un'invasione programmata da 40 anni, per cui stanno spostando, devono arrivare a portare in Europa 40 milioni di africani, perché l'Europa deve sparire. Questo è un programma gestito dall'ONU attraverso l'Alto Commissariato ed è un programma che è stato preparato all'inizio degli anni 80, del secolo scorso. Il problema della disoccupazione dei giovani è un problema complesso che esisteva prima del allora i giovani è molto semplice. Se un giovane italiano nella maggior parte dei casi va a cercare lavoro, una delle prime cose che chiede: quando ho le ferie, quanto mi paghi e qual è il giorno libero? Arriva il romeno, arriva il polacco, arriva quello che è, non sta a discutere, piglia e lavora. Perché infatti il discorso è molto semplice. È chiaro che fra uno che non mi dice niente e me lavora e uno che mi fa subito problemi economici, dico: ragazzo, puoi essere italiano quanto te pare. Però vorrei aggiungere una cosa: stanno invadendo anche la piccola e media impresa gli stranieri. Tutti i fruttaroli ormai sono tutti in mano a Bangladesh, ai egiziani, i fiorai in mano. E hanno le agevolazioni. Esatto. Perché no, ma anche perché
hanno salari di fame, hanno le agevolazioni per tre anni, non pagano tasse. Ora questo fatto, gli danno questo tipo di globalizzazione, 10.000 euro a fondo perduto è il colmo della follia, se incentiviamo l'immigrazione della ricchezza mondiale, però è sulle nostre spalle, ci rovinerà completamente. Nella zona mia, nell'arco di un anno, sono comparsi 6 negozi di stranieri, 6 negozi abbandonati dagli italiani. Io ho fatto le statistiche nel libro dove l'impresa italiana fallisce e chiude, l'impresa straniera prolifica e aumenta. Ma questo è uguale grosso. No. Il Comune di Roma, con legge dello Stato italiano, ha dato agli nordafricani che stanno gestendo al massimo tutte le ortofrutterie di Roma, sì, hanno dato delle agevolazioni per 3 anni, non pagano tasse, non pagano avviamento, sì. E dopo 3 anni loro che fanno? Chiudono, sì, quella società che lo gestisce e ne creano un'altra. Ricominciano, sì, vanno in banca e chiedono una linea di credito, non c'hanno bisogno di garanzie perché garantisce la Regione Lazio. E perché? Perché agli sono italiani, no? Mi è scappata la frase razzista. No? Sono colorato. Niente, che sennò ti dicono sei razzista. Non italiani, sono immigrati, sono poveracci, scappano dalle guerre, scappano dalla fame, ma ci stanno facendo il fondo schiena a noi. Perché io ho parlato con una signora che gestisce a Torre Vecchia una frutteria, la quale mi disse, lì chiaramente le mele le mettono a 45 centesimi, io le devo mettere a 90, 95 perché ci devo campare, ma la gente che compra a 45 lo sa dove comprano quella roba, da dove viene? Okay? Il discorso è uno soltanto, loro hanno agevolazioni che agli italiani non vengono più date, possono essere aperti fino alle 10, alle 11 di sera, 7 giorni a settimana. Dentro ci sono delle famiglie, ho notato che la maggior parte dei bar stanno andando in mano ai cinesi? Sì. I cinesi comprano cash, contanti, i bar alimentari. I nordafricani si stanno acchiappando tutte le 8 frutterie. Nello stesso, c'è la spartizione dico, della Londra, ce lo sta insegnando, hanno per la prima volta nella storia un sindaco islamico, cioè non che dica pakistano, è Islam. Allora, il giorno in cui anche a Roma avremo una presenza notevole, per cui questi diranno, ma sai che ti dico, ma perché devo andare a votare pure a quello? Noi siamo quanti? 600.000, famo il partitello nostro e ci abbiamo il consigliere comunale islamico o del Bangladesh o quello che è, e poi noi diventiamo una riserva indiana. Perché? Allora, ma perché? Ho detto perché la maggior parte della gente non va più a votare. Se la gente andasse a votare, anche non esprimendo il voto per nessuno, ci scrive sopra quello che vuole, quindi fa un atto di protesta, chi fa poi il conteggio dei voti se ne rende conto, perché quando siamo andati alle europee, che Renzi diceva abbiamo preso il 40% dei voti, no, hai preso il 20% perché hanno votato la metà. Appunto, ma sono fenomeni irresistibili, però lo vediamo in Inghilterra, dove effettivamente io sono stata in Inghilterra quando ero ragazzina e lì si contavano i neri, gli inglesi contavano quanti neri incontravano tra un semaforo e l'altro. Profondamente razzisti gli inglesi, no? Più di qualsiasi altro paese. Adesso si sono assuefati, tanto è vero che il Labour in massa ha votato per un... In America hanno votato anche per un presidente nero, quindi sono questi mescolanze di... milioni di dollari dietro dei finanziamenti. Di popolazione sono inarrestabili. Ma perché Trump va in Iran? Come le arresti? Scusa, vorrei però... No, bisogna dire che Obama non è, non si chiama Obama. Io temo... E lì sarebbe una storia un po' lunga. Temo il nostro crollo demografico, perché tutti questi discorsi vanno benissimo, ma se noi a ogni generazione ci diminuiamo di metà e loro ad ogni generazione raddoppiano, non voglio fare nessun discorso proprio di nessun tipo. Non esistita mai nella storia umana una società che ha permesso la possibilità di governare quando c'è una quantità di stranieri esuberante rispetto ai cittadini. Io credo che non esista al mondo un esempio del genere. Si può fare questo discorso? Cioè, se noi ad esempio, oggi come oggi, abbiamo degli stranieri che fanno almeno 3 figli e degli italiani che fanno al massimo un figlio,
al massimo. Al massimo. Questo sta a dimostrare che non è il popolo italiano che decide, ma qualcuno fuori del popolo italiano che decide per le sorti del popolo italiano. In tutti i miei libri ho dato luogo, io insegnavo alla facoltà di statistica, ero amico degli statistici, e Antonio Colini, che tu conoscerai, che era il massimo statistico italiano, mi diceva sempre questo: bada all'elemento demografico, perché è quello che decide tutto. Ora qui abbiamo stabilito che tra 20 anni, se le cose vanno come stanno andando, avremo circa 15-20 milioni di stranieri. Con 15-20 milioni di stranieri non governeremo il paese. Giovani, stranieri giovani, sotto i 30-40 anni. Attivi e prolifici. Possiamo tener conto di questo fatto? Qui non si tratta di nessun problema, né religioso, né economico, né niente. È un puro problema di sovranità. I paesi che hanno un numero eccedente di stranieri perdono la sovranità, perché oltretutto, parliamoci chiaro, se c'è una grossa crisi economica, noi ci troviamo davanti milioni di persone che vogliono mangiare qui da noi. Attenzione, queste cose perché non prendiamo in considerazione? Perché non si prende in considerazione che se ci sarà la crisi economica, che ci sarà? Perché io parto da questo presupposto, che la crisi economica c'è sicuro. Io non credo alle soluzioni. Non vedo soluzione, non c'è soluzione, la crisi economica ci sarà, perché il capitalismo non crea occupazione ed è inutile. Siamo già in recessione da 3 anni. Se non crea occupazione, la crisi ci sarà, perché l'occupazione è quella che non fa perdere la crisi. Se ci sarà disoccupazione, ci sarà la crisi. Se metteremo in conflitto il disoccupato italiano col disoccupato straniero, verranno cose di cui è meglio neppure pensarle. Ma perché queste cose vanno tolte dal pensiero? Claudio dice utopista. Sì, utopista nel senso che prevedo il futuro. Su queste cose qualche previsione bisogna farla. Perché non fare questa previsione ed essere sicuri che le cose si risolvano? E se non si risolvono? Se avremo una crisi, l'abbiamo la crisi, noi l'avremo. L'abbiamo la crisi, abbiamo il 40% dei giovani che non ha lavoro. Io sono siciliano e quando vado in Sicilia le famiglie borghesi vivono perché c'è la pensione degli adulti. Queste sono cose che sanno tutti. Se non ci fosse il nonno e la nonna, il genitore che ha la pensione, mia madre auguro una vita quando moriranno questi, li mettono nel congelatore e me lo fanno sempre. Scusate, però parliamo di queste cose, sono cose gravi. È gravissimo. Sì, basta la legge che fa la retroattività del contributivo rispetto all'altro tipo di pensione. È quello che vogliono fare adesso. È quello che vogliono fare. Le coloro che pigliano 1.200-1.500 euro di pensione arriveranno a 700 euro. Come faranno a far vivere i nipoti e i figli? Vanno a lavorare dei nidi. Queste cose. No, lavoreranno al prezzo dei bangladesi. Sotto costo e a nero. No, vanno a lavorare sotto. Queste cose bisogna dirle. Bisogna dirle. Nessuno è contro gli stranieri. Ma non mi passa per l'anticamera del cervello, purché un'economia sia fiorente e crei lavoro. Ma se l'economia non crea lavoro, cosa che è il mio presupposto, non c'è possibilità di avere per gli stranieri. Tu ti ricordi che quando Roma stava in crisi, che cosa fece Caligola? Perfetto. Quando tu parli di diventare cittadino di Roma, ci dovevi fare una cosa, ci dovevi morire per diventare. Non è così, non si può fare così. Caligola fece una cosa molto semplice, disse: aprì le frontiere dell'impero, disse: entrate tutti, siete tutti cittadini di Roma. No, quello fu Caracalla. Caracalla, il famoso editto di Caracalla. Aprì Roma. E fu la fine dell'impero romano, perché servivano soldati perché non c'erano più cittadini romani, entrarono i goti, serviva manodopera perché non c'erano più schiavitù, perché il cristianesimo aveva cominciato a incrinare la questione della schiavitù. Di conseguenza entrò tutto il mondo esterno e Roma finì. Noi stiamo nella stessa condizione, cosiddetto occidente. Partendo da peggio. Ma perché la Russia, perché la Russia è chiusa riccio? Perché la Russia non fa prigionieri? La Russia non fa prigionieri, non ha problemi, i ceceni passano a fil di spada. In Iraq ha sistemato un problema, ci sono andati pure a suonare la musica a Palmira.
controllo della situazione maggiore. Ma noi siamo molto condizionati da quello che accade fuori. Aspetta un minuto, sta parlando la signora. Quello che possiamo fare è anche molto condizionato da ciò che accade al di fuori dei nostri confini, non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Adesso pensiamo ad esempio a quello che accadrà in America con le nuove elezioni. Vince Trump, adesso l'ultima uscita di Trump riguarda il debito americano e lui ne è preoccupato. Tutti siamo preoccupati del debito americano e anche del fatto che le finanze americane siano in mano in altre mani. Ma questo è un tasto che effettivamente può aprire qualsiasi scenario, sia che lo si tocchi in un senso, sia che lo si tocchi in un altro. Lo sa quanto è il debito pubblico americano? È pauroso. Eh? È pauroso. Oltre il pauroso. Oltre 70.000 miliardi di dollari. E lui sa bene che preoccuparsi. Sì. Fa benissimo, ma non so cosa, come può fare. Che volevi dire? Questi discorsi, che poi ho fatto, io ho subito diverse volte in altre situazioni, però voluto dire una cosa, che prima ha parlato della manodopera in nero, giusto, che questo va bene, però anche il discorso culturale non è di secondo grado, di quelli da trascurare, perché poi la maggioranza impone anche un modo di vivere. A me poi mi è successo ultimamente un fatto, dove il bicchiere su un autobus, e io sono l'unico che pagava il biglietto, sono dovuto affrontare tre, uno mi è venuto addosso, uno altro come Balutelli. Fortunatamente ho pagato 20 anni di karate e mi sono difeso alla fine, no? Ecco, però è successo anche questo, per dire. C'è gente, quello non paga, non fanno niente, tutto quanto, adesso comincia a alzare anche le mani, comincia a alzare. Quindi c'è un discorso che anche sul fatto culturale poi si fa la differenza, va a modificare. Uno, due. C'è una situazione ingarbugliata, perché qui a Roma abbiamo qualcosa che non si può nominare, che comunque privilegia queste situazioni. Non nominiamo. Adesso in maniera molto forte. Non nominiamo. Poi c'è un discorso, io sinceramente, a me la religione musulmana, specialmente nella sua forma integralista, poi ho studiato l'induismo, il buddismo, non mi piace più di tanto. Lascialo Giovanna. Non mi piace, non lo so, la religione musulmana qui ha delle cose caratteristiche comunque, e mi avvicino all'idea che erano della fallaci su certi aspetti. Vabbè, perché comunque no, perché comunque ci sono delle forme di integralismo che sono pericolose, come è stato il cattolicesimo nella sua situazione storica nel 1500 e 1600 e così via. Ecco, loro stanno avendo una situazione che porta un imbarbarimento, stanno portando un imbarbarimento, stanno, come dire, declassando le classi sociali o i ceti, quelli che sono. Vabbè, io per concludere vorrei dire questo: cerchiamo almeno noi di creare forme di spirito aristocratico, perché effettivamente ad inseguire questi fenomeni ci degradiamo nella maniera più assoluta. Qui veramente uno deve salvare la cultura, un po' di ritualità, un po' di sacralità, un po' di dignità dei rapporti umani, perché ho l'impressione che questo coacervo tra situazioni che stanno male nostre, situazioni che stanno male loro, unità tra queste due scontentezze e insoddisfazioni, ci può portare alla rovina completa. È vero che c'è un movimento mondiale di risalimento, ad esempio in Africa, che studiano, ci sono più pulizie, eccetera, ma bisogna vedere se questi gruppi creano elite. Perché se è soltanto di sfamare la gente, nobilissima impresa, però non è civiltà. Distinguiamo società da civiltà, questa è la base del mio libro, per concludere. Io faccio una distinzione netta tra società e civiltà. La società ha come problema star mangiare, il diritto alla sopravvivenza. La civiltà è la cultura nella sopravvivenza. Non basta la sopravvivenza. Temo, e purtroppo mi dispiace, che alcuni organismi e istituzioni importantissime stanno ribaltando le cose. Mentre la Chiesa Cattolica passava dall'etica all'estetica, qui ho l'impressione che ci sia un passaggio dall'estetica non all'etica, ma a mangiamo che abbiamo risolto i problemi del mondo. Non è così. Mi auguro che tutti gli uomini possano mangiare
ma mi auguro che pure se uno scrive un bel romanzo qualcuno dice che ha fatto un bel romanzo. Bravo. Perché se questo lo neghiamo siamo rovinati, anche se sfamiamo la gente. Non si vive di solo pane, bisogna dirlo nella maniera più assoluta. E vi ringrazio moltissimo. Kubrick aveva previsto molto tempo prima queste cose. La vittoria della macchina sull'uomo. E questo è il mio libro. Metropolis, il film Metropolis. È del 30, quindi. È il più importante allora, in assoluto. Ringrazio tutti per essere venuti e c'è un piccolo rinfresco offerto da Antonio Saccani. Il grande Fritz Lang. Non Lang, ricordiamocelo bene. Attenzione. Attenzione. Non sono uscito facile.